Ad Andria l'esplosione di pirotecnico non autorizzato è vietato. Continua il rigido contrasto dell'amministrazione comunale alle feste di strada, in cui è coinvolta la polizia locale. Gli agenti, nelle scorse ore, hanno identificato l'autore che si è reso responsabile dell'esplosione in piazza Catuma lo scorso 31 maggio. Un ragazzo ha festeggiato il suo compleanno scoppiando alcuni petardi. Il rumore assordante dei botti ha inevitabilmente disturbato i residenti della zona, oltre ad aver causato disagi per i padroni degli animali a quattro zampe. Le forze dell'ordine si sono accorte della violazione dopo aver visionato le immagini delle telecamere pubbliche di videosorveglianza. Sono così partite le indagini per rintracciare il giovane, bloccato dopo alcuni giorni. Il ragazzo è stato sanzionato ai sensi dell'articolo 10 del regolamento di polizia e sicurezza urbana, che prevede una multa in forma ridotta di 250 euro se pagata entro 60 giorni. I fuochi d'artificio, anche se di libera vendita, non si possono far esplodere tra le vie della città senza le necessarie autorizzazioni. È quanto ricordato dagli agenti della municipale di Andria in una nota. Una vera campagna di contrasto e sensibilizzazione, quella portata avanti dalla sindaca Giovanna Bruno e dal comando della polizia locale, che continuerà ad intensificare le attività di controllo del territorio. Non ci stancheremo, proseguiremo questa strada di repressione, ma soprattutto quella dell'educazione verso tutti quei cittadini che si ostinano a non rispettare le regole. È l'appello ribadito dalla sindaca Giovanna Bruno.